Radio 1 Music Club. Musica e curiosità. I feel good. I knew that I wouldn't. So good, so good. I got you. Oh, I feel nice. Ben ritrovati a Radio 1 Music Club, dalla voce e tutto il resto di John Vignola. Con lui, come sempre, Roberto Di Casimirro alla regia. C'è Gaetano Albora alla parte tecnica. Noi ringraziamo lui e tutti i tecnici di Radio 1 Rai che ci fanno compagnia. Vi preannuncio che dalla prossima settimana comincerà ad arrivare un po' di musica, se non dal vivo almeno di persona, qui a Radio 1 Music Club, e che questa notizia sia un po' in sintonia con quello che oggi affronteremo. Lo dimostra il fatto che esattamente alla fine del mese scorso, ovvero il 29 maggio, i Nomadi hanno annunciato che l'11 luglio saranno in concerto a Carmignano di Brenta. Il comune padovano l'ha annunciato due punti eventi, e sarà uno dei primi eventi dal vivo dell'estate. È una delle band italiane che ha fatto della sua missione, direi, la condivisione della musica. È importante che sia un po' un simbolo di questa ripartenza. Ovviamente ci saranno tutte le precauzioni del caso. Come sapete, qualche tempo fa proprio Beppe Carletti, il tastierista dei Nomadi e il membro più longevo della band oggi, la band tra l'altro più longeva della storia, direi, del rock in Italia, aveva proprio lanciato questa specie di claim, diciamo così, questo slogan, al concerto in sicurezza con la mascherina. Credo che mai come oggi possa essere orgoglioso di avere anche il compito, insieme ad altri, chiaramente, di riportare la musica dal vivo in giro in Italia, e quindi con piacere noi abbracciamo questa iniziativa. Andate a Brenta l'11 luglio 2020 e ballate o sentite musica come questa. Vento caldo e sogni in tasca, una nuova sfida e basta. 15 anni il tuo sorriso fanno breccia sul tuo viso. E quando ti perdo vorrei stringerti forte, ma siamo fatti di cielo, siamo fatti di sole, di amore, di sangue e dolore. Con mille anni dentro, altri mille nel cuore. Questa fame di vita, la tua sfida infinita che non muore mai. Hai già scommesso 100 metri e niente sotto. Una foto, il tuo profilo ed il cielo crolla addosso. E quando ti perdo vorrei stringerti forte, ma siamo fatti di cielo, siamo sangue e dolore. Con mille anni dentro, altri mille nel cuore. Questa fame di vita, la tua sfida infinita che non muore mai. È una sfida che non muore mai, credo, la musica a Carmignano di Brenta l'11 luglio. Ci sono i Nomadi, c'è tutto il gruppo, c'è anche Beppe Carletti, che potremmo definire con un po' di presunzione un amico, almeno nel modo in cui pensa la musica e la condivide con gli altri. Quindi io ringrazio molto Beppe per essersi reso disponibile, al telefono è con noi oggi in onda. Buon pomeriggio Beppe, come stai? Buon pomeriggio John, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori. Beh, io non mi lamento, dai. Non posso lamentarmi. Perché dovresti? Appunto, dico, perché devo lamentarmi? Va bene così, anche delle volte dico anche troppo, no? Perché poi devo sapersi anche accontentare per quello che la vita ti dà, quindi io è un momento certo particolare della mia vita, ma della vita di tutte le persone purtroppo. Io abituato comunque a fare 80-90 mila chilometri all'anno, sto facendo 5-6 mesi che sono inchiodato in quel di Novellara di Reggio Emilia, quindi non è che
non è che mi piaccia più di tanto, però insomma dai, so che l'11 luglio arriva qua, è dietro l'angolo. Eh sì, ci siamo, è giusto tra un mese, poco di meno, ma tra l'altro noi ti abbiamo sentito proprio mentre eri ancora più inchiodato di adesso, dove però comunque suonavi le tue tastiere, pensavi alla musica, certo. Lanciavi anche questo slogan, abbiamo sentito Mille anni, che è una bella testimonianza di, certo, della longevità dei nomadi, e lanciavi proprio questo slogan perché ci sarà questo concerto, ci si può non fermare rispettando anche tutte le regole possibili e approfittando della bella stagione per suonare dal vivo in un'area aperta e condividendo così la musica, che senza il contatto almeno diciamo della materia degli esseri umani non esiste. No, guarda, io ieri sono stato dove saremo l'11 di luglio a vedere la piazza, e a parte che le piazze d'Italia sono tutte belle, insomma, sì, da quello. Sono bellissime, sì. E suonare nelle piazze è una cosa meravigliosa. Anche se le persone saranno tutte sedute a mo' di teatro, comunque rispettando tutte le regole, le distanze, tutto quello che bisogna fare, giustamente, io credo sarà comunque emozionante. Ma emozionante per me anche, attenzione. Certo, dopo certo. 57 anni mi sembra di debuttare, insomma... perché era una situazione questa che sembrava non finire mai, quindi i pensieri tutti i giorni, cosa facciamo, cosa non facciamo, i tecnici che devono lavorare, bisogna fare qualcosa, impegniamoci, cosa vuoi, non potevamo poi decidere noi quello che bisognava non fare, però insomma piano piano ci ho creduto, i ragazzi tutti contenti, e più contento sono io, perché dopo 57 anni è un'altra ripartenza. Non certo. Tante. Beh, questo è lanciare. No, ma poi questo è proprio lanciare il cuore oltre l'ostacolo, dimostrare che la musica è viva. Ma cosa abbiamo imparato qualcosa, secondo te, Beppe, da quello che ci è capitato negli ultimi 3 mesi? Al di là poi del fatto che è bellissimo che i Nomadi non si fermino, arrivino a Carmignano di Brenta a suonare nel cuore dell'estate. Forse qualcuno dice: magari da questo periodo abbiamo capito che problemi come l'ecologia, il rispetto della natura, al netto poi anche di questo virus che ci ha colpito, devono essere un po' ripensati. Saremo migliori finalmente? Vogliamo essere un po' ottimisti oppure no? Guarda, io lo spero, Guarda, lo spero vivamente. Ho qualche piccolo dubbio perché... No, capisco. Anche guanti di plastica buttati per terra, mascherini, insomma, forse... Non lo so se c'è una voglia così di liberarsi un po' di tutto, può anche essere questo un segnale. Io mi auguro, non lo so se... saremo tutti più buoni o più cattivi. Io penso che ognuno in cuor suo faccia un piccolo esame, insomma, chiamiamolo di coscienza, per vedere e capire che comunque sono morte tante persone e noi siamo ancora qua che ce la raccontiamo. Quindi questo bisogna che noi pensiamo, questo, tutti i ragazzi. I bambini, no, sono bambini, lasciamo dire da bambini, ma i ragazzi così. Sì, una forma di rispetto per quello che è capitato, non va esatto. Sottovalutato. No. Quindi sì, è un momento in cui parte la musica anche con rispetto nei confronti di quello, tra l'altro, appunto, da una zona come la provincia di Reggio Emilia, dove le cose sono capitate davvero rispetto, per esempio, al centro Italia. Io, Beppe, guarda, lo so. non posso che abbracciarti e provare. Provare ad esserci l'11 luglio e poi spero davvero che ci potremo rivedere di persona, ti inviteremo qui, suoneremo, sarà bellissimo. Ma certo, sarà bellissimo, io verrò molto volentieri, tu sai, insomma, ci conosciamo da un po', quindi sì. Sarà veramente bello rincontrarci dal vivo e poterci poi anche abbracciarci, non solo dandoci un colpo con il Covid. No, prima o poi, che poi prendi anche delle scosse strane, prima o poi ci riabbracceremo sicuramente, grazie. Sì. Grazie per la tua testimonianza. Buona estate a tutti, anche te in particolare. Ciao. Grazie Beppe Carletti.